Buongiorno a tutti, è il primo maggio 2012, a pochi giorni dalle elezioni amministrative di Bemonte Mezzagno. Siamo in presenza del candidato a sindaco, dottore Franco La Barbera. Un saluto alla nostra organizzazione, siamo i cittadini Grazie di Movimento. Grazie per l'invito e buongiorno. Vogliamo approfittare di questa sua disponibilità per farle qualche domanda in merito al suo programma, che abbiamo messo a confronto con il nostro patto per la città e abbiamo trovato molte cose in comune e vogliamo invece focalizzarci su quelle cose che per noi non sono chiare e vorremmo avere chiarimenti. Iniziamo subito, se lei è d'accordo, con la questione rifiuti e le chiederei, visto che ci diamo del tu, dottore Barbera, giusto? Benissimo. Tu prometti nel tuo programma di uscire dal lato. Allora, la domanda è questa: è possibile farlo? E l'altra ancora, come e in quanto tempo? Allora, ovviamente bisogna innanzitutto fare una premessa. Lato ha un debito, o meglio, il comune ha un debito nei confronti del Lato di circa 6 milioni di euro, cioè esattamente 5 milioni e 600 mila euro circa. A nostro avviso questi debiti sono debiti non dovuti, perché una parte del servizio che il Lato avrebbe dovuto fare per contratto non è stato fatto. Inoltre, nell'estate scorsa, ma anche nei mesi precedenti, è stato sospeso il servizio che rappresenta, secondo il contratto stipulato dal Comune con la società Alto Belice, rappresenta praticamente un grave inadempimento. E quindi, secondo l'articolo 18 e secondo l'articolo 19 di questo contratto, il Comune di Belmonte Mezzagno dovrebbe elevare delle sanzioni nei confronti del Lato, della società Alto Belice, e contemporaneamente potrebbe anche rescindere il contratto. Cioè, noi siamo dell'avviso che ci sono stati gravi inadempimenti e che nel passato l'amministrazione precedente e il commissario o i commissari che si sono succeduti all'amministrazione Parrale avrebbero dovuto applicare questo contratto, questi articoli, scusate. Non applicandoli, secondo me e secondo noi della lista alla sinistra per Belmonte, è stato commesso una grave omissione nei confronti dei cittadini belmontesi. Quindi, diciamo, in merito a proprio questa domanda si aggancia proprio bene, quindi è possibile farlo, perché dietro ci sono delle azioni che dovreste fare. Ovviamente è chiaro che quando uno dice usciremo dal Lato non è una cosa che ci si inventa, una cosa, perché sappiamo perfettamente che c'è un contratto, i contratti vanno onorati, ma come vanno onorati dal Comune di Belmonte Mezzagno, altrettanto vanno onorati anche dalla società Alto Belice che gestisce appunto Lato 2. E quindi è chiaro che se le varie norme stipulate non vengono ovviamente rispettate, il Comune deve mettere in funzione, deve dare mandato ai propri avvocati per verificare, deve dare mandato per verificare se eventualmente si possa uscire dal Lato. La nostra convinzione è che ci sono stati gravi inadempimenti e che si può uscire dal Lato. Però quale sarà la nostra procedura? La nostra procedura sarà quella di seguire i percorsi di legge, di seguire ovviamente il rispetto delle norme stabilite nel contratto. E quindi è chiaro che se ovviamente si verificassero e se effettivamente gli avvocati fossero d'accordo con noi che effettivamente ci sono state gravi violazioni e gravi inadempimenti, noi non avremmo difficoltà a uscire dal Lato. Ovviamente è chiaro che nelle more di una uscita dal Lato noi pretenderemo e faremo e vigileremo praticamente perché Lato dia tutti quei servizi che sono stati praticamente stabiliti per contratto all'articolo 3 di questo contratto stesso, dove si dice che il Lato è tenuto a fare spazzamento e pulizia di aree pubbliche eccetera eccetera, porticati e così via, raccolta dei rifiuti sotturbati e raccolta che a tutt'oggi non sono stati fatti
contare poi, per non contare, l'assunzione per chiamata diretta, per quello che ci risulta e per quello che anche il sindaco Barrale ha detto testualmente in consiglio comunale, l'assunzione di 54 operatori o 54 dipendenti che sono state caricate sulle spalle dei cittadini non soltanto belmontesi ma anche morrealesi, di Santa Cristina Gela e di Piana degli Albanesi. Quindi io credo che ci siano tutte le condizioni per fare una battaglia seria, non strumentale, non per licenziare qualcuno, ma per pretendere che si abbia il rispetto dei diritti sanciti da questo contratto. Benissimo, dottor Barbera, quindi diciamo, per rispondere, è stato esaustivo, ma per rispondere alla questione tempo, possiamo aspettarci che entro 6 mesi vediamo già qualcosa di diverso? Vediamo, noi cittadini possiamo sperare di vedere già i primi contenitori per la raccolta per i condomini del porta a porta? Oppure lei pensa che i tempi siano anche un po' più lunghi per tutto questo processo, innescare questo allora, processo? Allora, io credo che un'amministrazione, dico noi, io posso parlare per noi, io credo che noi, la prima cosa, uno dei primi atti che faremo è quello di dare mandato agli avvocati per verificare se ci sono gravi omissioni e gravi non rispetto delle norme contrattuali. Cosa dopodiché, che a noi risulta. Dopodiché noi, non avendo praticamente la raccolta differenziata e non avendo quei servizi stipulati per contratto, noi praticamente faremo dei bandi per affidare questi servizi ad altre ditte. Dopodiché, un po' come ha fatto Piani Albanesi, mi sembra. Esattamente. Quindi noi ci baseremo su quello che già è esperienza di altri comuni, quindi daremo praticamente... ovviamente faremo questi bandi, daremo l'appalto ad altre ditte e i costi di questi servizi noi li defalcheremo praticamente dai costi e dalla cifra che ci manda l'ATO. E quindi si arriverà a un punto in cui praticamente l'ATO sarà costretta praticamente a dichiarare lei l'uscita dal contratto. Benissimo, dottore Barbera. E quindi ovviamente è chiaro che i tempi tecnici che occorreranno. Saranno 6 mesi, saranno un anno, ma noi avvieremo questa procedura. Benissimo, dottor Barbera. Io cambierei subito per poter trattare un po' tutti i punti, anche se l'argomento rifiuti è a noi, come lei ben sa, molto caro. Ma partirei invece su una nota. Sul suo programma, sull'urbanistica, abbiamo letto il tuo programma e ci sembra molto utile quello che proponi riguardo i percorsi in sicurezza per andare a scuola per i bambini. Vuoi parlarcene brevemente? Che ci sembra una bella idea questa, una novità, sì, mi sembra pure. Io ti ringrazio Marco, ringrazio anche i tuoi colleghi. Diciamo che questo è un tema a me particolarmente caro, perché quello a cui noi assistiamo è che i bambini sono sottoposti ad un rischio assolutamente non giustificabile nel percorso che fanno dalle proprie case fino alle proprie classi. E quindi è chiaro che perché i bambini possano sentirsi cittadini di questo paese, cioè di Belmonte Mezzania, perché possano sentire proprio il proprio comune, scusate il gioco di parole, è chiaro che devono avere anche un'attenzione che è quella che noi abbiamo il dovere di dare ai bambini. E il percorso protetto è una di queste attenzioni. Cioè il percorso protetto significa scegliere delle strade, ovviamente con gli uffici tecnici, sceglie delle strade in cui i marciapiedi possano essere allargati, modificati, colorati, con barriere protettive, eccetera, eccetera. Cioè dei percorsi praticamente che porteranno i bambini in tutta sicurezza, perché lì su quei percorsi non ci saranno sicuramente macchine o altri mezzi praticamente che potranno invaderli. E quindi i bambini potranno andare a scuola anche senza la protezione dei genitori, perché sanno che quei percorsi saranno anche salvaguardati dagli operatori del comune. Benissimo. Ed è una cosa che si può fare anche con pochissime spese. Dottore Barbera, a proposito proprio dei minori, abbiamo parlato di urbanistica, di questi percorsi, a proposito dei minori, volevo chiederle relativamente alla villetta comunale, che per noi cittadini è l'unica, Madre Teresa di Calcutta, è l'unico luogo che potrebbe essere a misura di bambino. Voi avete intenzione di riqualificare la villetta comunale? In che modo? A tal proposito aggiungerei pure
che siamo ormai a giugno e non ci sarà più il supporto per le famiglie, per la scuola, e magari avere una villa a disposizione per poter passare il tempo libero ai bambini sarebbe ottimale. E quindi ci avviciniamo a un'estate in cui i bambini sono costretti a stare o davanti alla TV oppure per strada. Lei, qual è la sua idea rispetto a una Belmonte a misura di bambino? Dunque, allora, io credo che una Belmonte a misura di bambino la si debba prevedere e fare nascere a cominciare dai primi mesi di vita e a cominciare dai primi anni, a cominciare anche dalla scuola materna, cioè dove i bambini devono sentirsi accolti bene, attenzionati, e dove i bambini possono ritrovare un'atmosfera praticamente che sia fatta prevalentemente di gioco. E allora io credo che quello della villetta di Piazza Teresa, madre di Piazza Maria Teresa di Calcutta, sia non l'unico punto, ma è uno dei punti principali, perché già esiste come struttura. Il problema qual è? Che questa struttura è stata abbandonata, quindi è stata edificata, è stata costruita, ma è stata abbandonata. Inoltre sembrerebbe anche che non sia completamente sicura, cioè non sia stata studiata tecnicamente per la sicurezza del bambino e per l'accoglienza anche dei genitori. E allora noi riteniamo che si debba in modo prioritario dare mandato agli uffici tecnici perché questa villetta venga messa innanzitutto in sicurezza, e cioè significa che non ci sia soltanto cemento, ma siano previsti anche tutti quegli accorgimenti in termini anche di terra, di sabbia e di qualsiasi altra cosa che evitino e che prevengano danni nei confronti dei bambini. Quindi non c'è dubbio che bisognerà rivedere anche i giochi che ci sono all'interno, aggiungerne di nuovi e anche più sicuri. Bisogna mettere del verde, bisogna praticamente proteggere con delle barriere, con delle ringhiere ovviamente questa villetta, bisogna illuminarla e soprattutto bisogna mettere un controllo video persistente. Il nostro obiettivo è quello di farla funzionare dalle 8 di mattina alle 8 di sera, fermo restando che con l'illuminazione che deve essere adeguata si possono anche utilizzare questo spazio, può essere utilizzato di sera con degli spettacoli. Comunque è il nostro interesse, non è soltanto una promessa, ma è una cosa che manterremo. Questa è una delle cose prioritarie che faremo. Cioè noi vogliamo che i bambini possano cominciare a sentirsi cittadini di questo paese e non esclusi. Ministro, dottor Berbera, lei accennava proprio poco fa in merito a questo ragionamento su una Belmonte a misura di bambino, che non sarà l'unico spazio. Noi come cittadini in movimento, penso che lei abbia letto il nostro patto per la città, certo. Noi abbiamo identificato dei posti, dei luoghi che possono ritornare ad essere a misura di bambino, sono dei posti naturali ludici, cioè sotto casa quello spazio fisico in cui magari basterebbe togliere, mettere un divieto di sosta e togliere i cassonetti per riconsegnarlo ai bambini. Lei in merito a questo può darci anche la certezza di intervenire in merito a questo, anche a viabilità, avendo attenzione di disegnare i parcheggi e quant'altro, sempre a misura dei bambini, rispettando i loro spazi di gioco naturali, quindi creando questi spazi. Marco, probabilmente tutti i politici fanno delle promesse in periodo preelettorale. Questo sarebbe a costo zero, cioè togliere dei cassonetti, automobili. Io credo che sia un dovere morale di ogni genitore. Io sono genitore, ho i miei figli che oramai sono grandi, non giocano più per strada, però hanno giocato per strada e anche loro hanno vissuto gli stessi problemi che vivono i bambini adesso, e cioè l'assenza di spazi ludici e soprattutto per quei pochi che esistono, cioè le strade, praticamente sono ovviamente degli spazi assolutamente non protetti. Pericolosissimi. Ed allora è chiaro che noi dobbiamo fare uno sforzo tutti assieme. Individuare, io sono d'accordo con la vostra, sono d'accordissimo con la vostra proposta. Sì, perché poi alla fine ne farò la domanda. Individuare sì. Tutti gli spazi utilizzabili ai fini ludici, tutti gli spazi, metterli in sicurezza,
metterli in sicurezza, tutti quelli utilizzati, renderli anche belli e colorati, d'accordo? Non ci vuole molta spesa, ci vuole soltanto un po' di impegno, d'accordo? E dedicare questi spazi ai bambini. Si possono anche riprendere giochi che facevamo ai miei tempi, sono costi a costo zero, d'accordo? E ci può essere anche del personale che può praticamente intrattenere i bambini e insegnare e trasmettere questi giochi. Quindi io credo che sia una battaglia che andrebbe, anzi, fatta. Benissimo, dottor Barbera, io cambierei pagina, sempre rimanendo comunque nel settore sociale, che so che le è molto a cuore, la terza età. Sulla terza età vorrei, ci incuriosisce la volontà di aprire un bar all'interno del centro anziani, questo scrivete nel progetto. Sì. Come mai questo progetto specifico? Perché questa scelta? Ecco. Marco, tu hai fatto bene e io ti ringrazio di dire che noi vogliamo investire molto sul sociale. E allora, noi nel nostro programma, al contrario degli altri colleghi, delle altre coalizioni che hanno promesso palazzetti dello sport, piscine, senza però individuarne i fondi, d'accordo? Io mi auguro che si possano fare e che loro riescano a farlo per il bene di Belmonte, però cioè noi ci siamo limitati a stare con i piedi per terra e a individuare quelle poche risorse che ci potrebbero consentire comunque di fare delle cose utili per Belmonte. E allora noi siamo dell'opinione che siccome dobbiamo razionalizzare moltissimo le spese perché i fondi del comune sono assolutamente irrisori, e allora noi vogliamo dedicare le risorse che avremo allo stato sociale. Quando parliamo di stato sociale parliamo oltre che di bambini, oltre che di abbonamenti per gli studenti, oltre che di impiego per le donne che davano servizi, parliamo anche degli anziani. Non c'è dubbio. E allora qual è la proposta ovviamente specifica? La proposta è quella di adeguare lo spazio dell'arena, che ovviamente è assolutamente inadeguato. Cioè, prendere lo spazio dell'arena, lì si sono spesi un sacco di soldi, immotivatamente, ingiustificatamente, si sono spesi un sacco di soldi per dare alla fine una stanza dove la gente va a giocare a carte con un bagno, eccetera, eccetera. Noi siamo dell'opinione che quello spazio può diventare uno spazio sociale, cioè dove gli anziani praticamente potrebbero ritrovarsi le loro famiglie con le altre famiglie a discutere, parlare, giocare, vedere la televisione, vedere un film, leggere libri, ascoltare musica, e potrebbero anche trovare uno spazio ristoro, cioè un bar ristoro, cioè un bar che potrebbe diventare anche un piccolo ristorante. Ovviamente questo piccolo ristorante prevede e deve prevedere da parte del comune che ci siano le infrastrutture. Quindi il comune deve impegnarsi a fare un progetto in cui ci siano, in cui gli spazi vengano riadeguati, venga praticamente fatto un bar ristoro o, ripeto, un ristorante con un'apposita cucina. Si potrebbe dare l'appalto ad una cooperativa di giovani belmontesi diplomati alla scuola praticamente alberghiera, dove si possono preparare pasti a 10 euro praticamente a persona, antipasto primo e secondo, si può fare utilizzando cucina ovviamente locale, d'accordo? Le persone, i ragazzi potrebbero guadagnare un minimo di stipendio, gli anziani potrebbero ritrovarsi con le loro famiglie e le altre famiglie a mangiare tutto assieme, quindi non a spendere 40-50 euro a persona, ma 10 euro a persona. Si potrebbe, io penso, raggiungere questo obiettivo e stare in un luogo che sia un luogo piacevole, dove tu ricrei la tua psiche, ritrovi il gusto di stare con gli altri, chiacchierare del più e del meno, semplicemente questo. Cioè, adottare. Benissimo. Esattamente quello che in tantissime altre realtà si fa da 20-30 anni. Ci piace molto l'idea di non far passare più i mezzi pesanti nel centro città. Ci piace che questo paese ci sia più rispetto proprio della viabilità, dei mezzi pesanti, della sicurezza. Lei però parla di viabilità e parla anche di PRG, quindi di organizzazione del territorio, di progettazione del territorio nel futuro. Perché questo connubio? Perché questo collegamento fra le due cose? Non lo capiamo, ecco. La domanda è... io la gradisco perché il problema
è già centrato, cioè nel senso che se vogliamo risolvere i problemi della viabilità, cioè noi dobbiamo anche prevedere delle soluzioni che siano delle soluzioni definitive. E quindi è chiaro che non si può agire definitivamente se non si prevedono ovviamente delle soluzioni nell'ambito del PRG. Ovviamente costruire una variante, dico, il PRG serve, ma forse non è obbligatorio. In ogni caso, comunque, per risolvere il problema della viabilità occorre costruire una variante. Ora, noi sappiamo che nel PRG, che era stato elaborato negli anni scorsi e che poi praticamente non è passato, diciamo così, non è stato ovviamente approvato dal Consiglio Comunale. Adesso io onestamente non ne so più a quale tappa di percorso sì, ma sia. Parecchi, ecco. Le informazioni quindi, sono proprio... Noi riteniamo che sia necessario riportare questo PRG, dare mandato ovviamente ai progettisti che prevedano una variante, non a monte di Belmonte Mezzagno, dove creerebbe sicuramente un dissesto idrogeologico, ma prevediamo che nasca dove i progettisti stessi a noi informalmente che doveva nascere, e cioè dalla Madonna del Rosario o poco più sopra, scendere di fronte dalla, a mezzo monte Bosco praticamente, e andarsi a collegare con la strada che porterà verso Misilmeri e quindi verso ovviamente la superstrada. Quindi questo è il modo definitivo. Nelle more ovviamente di questa progettualità, che sicuramente necessita di tempi tecnici che noi in questo momento non possiamo prevedere, ma si tratterebbe sicuramente di qualche anno, non c'è dubbio che si possono fare delle ordinanze sindacali. In questo senso io sono d'accordo con la vostra domanda. Si può ad esempio stabilire che il comune non può essere attraversato da camion che superino a pieno carico le 6-7 tonnellate, e quindi per essere ancora più precisi potranno passare soltanto i leoncini carichi di terra eccetera eccetera, ma sicuramente non i camion delle cave. È chiaro, ovviamente è chiaro che forse non ci sarebbe bisogno di precisare che noi non ce l'abbiamo con i camion delle cave, però l'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché il pericolo che c'è nei confronti dei cittadini belmontesi da parte di questi camion che attraversano a tutte le ore, soprattutto la mattina quando i bambini vanno a scuola, non c'è dubbio che il pericolo è notevolissimo. E allora un buon sindaco deve anche praticamente mettersi in testa che deve agire per la propria cittadinanza, e quindi noi impediremo il passaggio dei camion. Siamo sempre in tema di viabilità, però stavolta siamo noi cittadini in movimento che facciamo una proposta un po' così cattiva, perché magari a tanti forse non può non piacere, e cerchiamo un sindaco disponibile, almeno nella sua visione, di poter mettere anche un autovelox in contrada Praga, che questa zona dove spesso non si rispettano i limiti di velocità diventa insicuro passarla, sia per chi ci sta, ma sia per gli incidenti che ci sono stati anche mortali in quella zona. Potrebbe essere d'aiuto anche per le casse comunali mettere un autovelox proprio in quella zona. Lei di che idea è? Tu mi devi dare del tuo. Tu, scusami, di che idea sei, Franco? Siamo perdonami. Allora, Marco, guarda, io credo che la vostra proposta non sia assolutamente una proposta cattiva. Cioè, quando si parla di rispetto delle regole, di rispetto delle leggi e quindi in questo caso del codice della strada, è chiaro che si parla di cose corrette che bisogna ovviamente attuare. Quindi l'autovelox ovviamente non è un sistema punitivo nei confronti dei cittadini, è semplicemente un sistema che dice alle persone che non bisogna premere sul pedale facendo elevare ovviamente la velocità, e quindi il rischio di incidenti e quindi di morti. Quindi ovviamente per noi diventa anche questa una misura prioritaria. È fondamentale che nell'ambito di uno studio della viabilità anche il rispetto delle regole e delle velocità sono fondamentali. Io tengo a precisare però che le multe che eventualmente saranno elevate
dall'autovelox e quindi dai vigili urbani, non servono a fare cassa. A noi invece quei soldi che arriveranno eventualmente da queste multe serviranno per investire su eventuali auto elettriche che potranno trasportare i bambini a scuola e gli anziani per andare o al cimitero o alle loro case. Benissimo. Franco, sei stata esaustiva, fra l'altro questa cosa delle auto elettriche è sicuramente una bella realtà. Noi adesso facciamo l'ultima domanda e a cuore molto l'argomento dei disoccupati, dei giovani. Come tu hai scritto nel programma che vuoi investire su un sostegno alle imprese per l'inserimento dei disoccupati. Come farai? Vuoi dare un contributo a ogni impresa, a ogni... non lo so, quale idea vuoi mettere in campo per risolvere questo, alleviare allora, questo difficoltà? Noi nel panorama politico rappresentiamo la sinistra e il tema del lavoro, dell'attività produttiva è un tema a noi carissimo. Non c'è dubbio che il nostro obiettivo è innanzitutto cercare di bloccare i licenziamenti. Si sono dette tante cretinate nei nostri confronti, noi dobbiamo licenziare quelli del lato, dobbiamo licenziare quelli delle cooperative, nulla di tutto questo. Cioè noi faremo di tutto per mantenere il lavoro, quindi questa come premessa. Per quanto riguarda poi facilitare le imprese per l'assunzione di disoccupati, perché questa è la proposta, sappiamo perfettamente che il comune non dispone di fondi propri per creare lavoro, per assumere, eccetera, eccetera. C'è il patto di stabilità e i vincoli europei che lo impediscono, ci sono le leggi statali che lo impediscono, però noi sappiamo anche che possiamo defiscalizzare le imprese, d'accordo, per se loro assumeranno dei disoccupati. E ovviamente questa assunzione deve essere fatta secondo i termini di legge e secondo i termini contrattuali, quindi rispettando le leggi e rispettando i contratti. Quindi defiscalizzare significa che per tutte quelle per quelle imposte, per quei tributi che le imprese pagano al comune, il comune con un regolamento che ovviamente deve passare al vaglio del consiglio comunale può defiscalizzare. Parliamo ad esempio delle licenze, parliamo della TARSU, parliamo eventualmente dell'ICI. Con un apposito regolamento si può prevedere che se loro assumono disoccupati a Belmonte Mezzagno, praticamente si può defiscalizzare. Questo è l'unico aiuto che noi possiamo dare. Benissimo, siamo arrivati alla conclusione, la ringraziamo, però prima di andare via approfittiamo di questo incontro per chiederle a questo punto il patto per la città. Lo appoggia? Lo condivide anche parzialmente e secondo quello che è la sua visione? Marco, il vostro patto per la città praticamente è un patto assolutamente condivisibile. È chiaro che i tempi che voi avete proposto, ovviamente, in alcuni casi non sono inaccettabili. Il problema è che non è prevedibile senza sapere esattamente quello che c'è dentro il comune e senza sapere quali sono le norme che regolano determinati passaggi, non è possibile prevedere il tempo preciso, ma non c'è dubbio che è un patto assolutamente condivisibile e noi questo patto lo condivideremo anche con tutti gli altri cittadini, attuando tutte quelle misure che prevedono un allargamento della democrazia partecipativa. E cioè noi faremo in modo che tutta la gente possa discutere con voi e con noi, cioè di quali sono i nostri beni comuni e di cosa dobbiamo fare e quali procedure mettere in essere perché questi beni possano essere conservati e ottenuti. Benissimo, dottor Barbera, siamo quasi alla fine. Se vuole lasciare un messaggio agli internauti, chi naviga via internet, perché questo messaggio sarà diffuso insieme agli altri tre, degli altri candidati, via internet per il popolo di internet, e speriamo di incontrarci anche in un pub e vederlo insieme con una sera con dei giovani. Vuole lasciare un saluto, a un minuto a disposizione. Ok, se i giovani mi vorranno invitare io sono felicissimo di bere una birra con loro e mangiare anche patatine che a me piacciono moltissimo.
Io l'unico, come dire, l'unica cosa che posso dire ai miei compaesani, ai cittadini belmontesi che mi stanno a cuore, è che innanzitutto io amo Belmonte, non voglio scappare da questo posto che è bellissimo, mi piacciono moltissimo i colori dei vecchi muri che vorrei ripristinare. Dico soltanto alle persone di avere il coraggio di cambiare, di non accettare quella che con la lista di Diliberto si sta riproponendo esattamente uguale a quella di Caltagirone e Barrale, né più e né meno. Io credo che bisogna avere il coraggio, cioè, di cambiare, perché noi ce la possiamo fare, e anche se non vinciamo in consiglio comunale può essere un primo passaggio per ribaltare lo schifo che è sempre esistito a Belmonte. Io credo che dobbiamo liberarci della vecchia politica, che non significa uno slogan fine a se stesso, significa liberarci in termini di legge e legittimamente, appunto, di tutte quelle persone che fanno affarismo e che non lavorano assolutamente per il bene dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani e di tutti gli studenti belmontesi. Grazie Franco. Un'ultima cosa, sei disponibile a un confronto diretto con gli altri sindaci? Non c'è dubbio che sì. Ok, buona giornata, grazie ancora. Grazie a voi.